La Floor System sta rivoluzionando il modo con cui noi in futuro raffredderemo i nostri dispositivi elettronici, in particolare quelli portatili tipo smartphone, portatili, tablet e anche console tipo Nintendo Switch, che tra l'altro arriverà un video questo mercoledì in cui farò vedere un gameplay su Nintendo Switch. Ma continuiamo con la notizia di oggi. L'azienda di San Jose, sita in California, ha presentato AirJet, questo nuovo dispositivo che permette di raffreddare i dispositivi elettronici non solo in maniera più efficiente ma anche silenziosa e consumando solamente un watt di energia elettrica. Viene definita da alcuni come la ventola a stato solido e potrebbe entrare in commercio già dall'anno prossimo. Ma come funziona? Lo vediamo dopo la sigla. You can Benvenuti e benvenuti alle Pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io sono Valerio e oggi parliamo di AirJet, ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così da non perdervi tutti gli altri video bellissimi che porto su questo canale. E inoltre, se volete, scrivetemi su Instagram, dove pubblico di solito delle storie con qualche anticipazione di roba che porto poi alla fine su questo canale. E quindi, non perdiamoci in chiacchiere e proseguiamo con la notizia di oggi. Prima di andare a vedere come funziona AirJet, secondo me dobbiamo fare un passo indietro e andare a capire come vengono raffreddati i nostri computer. Perché magari non tutti sanno esattamente come vengono raffreddati. Di fatto, i componenti elettronici che necessitano di essere raffreddati sono prettamente CPU e GPU. In generale esistono due tipologie di sistemi, il raffreddamento d'aria e quello liquido. E entrambi non fanno altro in modi diversi di dissipare il calore dei nostri dispositivi elettronici. Il raffreddamento ad aria consiste in una o più ventole come questa che vengono attaccate a un dissipatore che, per renderla semplice, è un pezzo di metallo che viene a contatto con il processore. Il processore, quando si riscalda, riscalda anche il dissipatore e la ventola non fa altro che buttare fuori l'aria calda. Poi quest'aria calda che è dentro il case viene spinta fuori da altre ventole che si trovano di solito ai lati o di sopra il case. Invece, il raffreddamento liquido ha una specie di blocco di metallo che anch'esso è a contatto col processore, nel quale viene pompata all'interno dell'acqua. Tramite lo scambio termico, l'acqua prende il calore dal processore e poi viene fatta defluire verso un radiatore. E il funzionamento del radiatore non è tanto diverso da quello delle nostre auto. C'è una serpentina in cui l'acqua calda viene fatta raffreddare da delle altre ventole. E l'acqua così raffreddata viene poi ripompata in ciclo, che ripassa di nuovo dal processore, e così si ripete tutto. Sia il raffreddamento liquido che quella d'aria viene fatto in modo che i dispositivi elettronici non si riscaldano a temperature elevate, perché più si riscaldano più diventano inefficienti e più tra l'altro si rischia di far scoppiare tutto, che tra l'altro non è che scoppia tutto. I processori moderni hanno dei sistemi di protezione tale che quando viene raggiunta una certa temperatura critica semplicemente si staccano. Adesso come funziona AirJet? AirJet è un blocco di metallo di appena pochi millimetri in cui vi sono delle feritoie ladri. L'aria entra da un lato ed esce dall'altro lato. Come viene, diciamo, attirata l'aria dentro questo blocco di metallo? Qual è la tecnologia che c'è alle spalle? In quei pochi millimetri, che sono meno di 3, vi sono delle membrane che vengono fatte vibrare a velocità ultrasoniche, creando quello che si chiamano getti d'aria pulsanti. L'aria così presa dentro questo dispositivo passa sopra il processore che effettua lo scambio termico raffreddando tutto il sistema. Ad oggi l'azienda è in fase di preproduzione di due versioni, la Mini e la Pro. La Mini è pensata per dispositivi tipo tablet, quindi molto piccoli, invece la Pro è pensata per i notebook fino a 15 pollici, che tuttora hanno bisogno di raffreddamento ad aria. Intel e Qualcomm sono molto interessate a questa tecnologia e infatti la stanno puntando. Per esempio, Intel punta al mondo degli ultraportatili e quindi ha bisogno di questa tecnologia, perché in uno spazio, come vedete, di pochi millimetri si riescono a ottenere prestazioni superiori ai modi convenzionali. E come vi dicevo all'inizio, risulta essere molto silenzioso. Infatti il suono emesso da AirJet è di appena 20 decibel. E quindi, pinguini, io vi ringrazio come al solito per avermi ascoltato e vi rimando agli altri contenuti che porto su questo canale. E quindi noi ci vediamo mercoledì con il video che vi ho anticipato poco fa, in cui faccio vedere un gameplay in compagnia di un ospite sulla Nintendo Switch. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilu!